cuore, buongiorno, buongiorno. Sì, sono venuto a farmi un caffè a piedi, a piedi, a piedi. No, no, sta bene là, il macchinone, non ti preoccupare, tranquillo. Senti, vabbè, il fatto di sentirsi meglio lì è perché lì, diciamo, ci sei stato anche più tempo, più confidenza, poi ti mettono sicuramente sempre nella stessa stanza dove ti fanno alloggiare, quella ce l'hanno riservata, insomma, eh. E vabbè, no, comunque il nostro obiettivo è quello di andarcene da ambedue le parti, cioè non è che dobbiamo mettere le radici, eh. Le radici non le dobbiamo mettere né da una parte e né dall'altra, eh. Stamattina c'è tantissimo vento, forse questo vento servirà a spazzare le nuvole, speriamo. Ma vedi un po' che tempo di mamma. Senti, Giuseppe si è già svegliato, poi mi ha chiamato, poi io vado a preparare la colazione e niente, le votazioni, si fa il ballottaggio, 47% uno e 43% l'altro, più o meno, sì, più o meno, insomma. E niente, i bambini sono contenti perché il ballottaggio significa scuole chiuse di nuovo. Babbo, speriamo solo che attrezza questo tempo, perché Giuseppe il 19 va in gita, eh sì, venerdì se ne va, si fa a Napoli e Pompei, speriamo che almeno, dico che deve essere una giornata calda, perché almeno che non piova e non tiri vento, va. E niente, per quanto riguarda il sogno, può essere anche un sogno premonitore, può essere un sogno che se non oggi, in questi giorni, mi chiama e per dire, insomma, che sta meglio, oppure che mi parli, insomma, che mi parli al telefono. Vabbè, vediamo un po'. Oggi sicuramente farai altri esami, non so ancora cosa farai oggi, ma sicuramente devono completare tutti gli esami che di routine, che insomma è da parecchio che non te li fanno fare. Vabbè, per quanto riguarda il mangiare, qualche giorno corino, tamponiamo, dai, non succede niente. Alla fine possiamo anche stringere un po' i denti per questi giorni. Niente, poi ancora niente, il resto è tutto ok. Vediamo un po' stamattina che si dice dal punto di vista lavorativo anche. E poi niente. Stasera purtroppo non riesco a fare un salto perché Giuseppe si ferma qua, perché c'è la partita di ritorno Milan-Inter. Ho detto: papà, stasera sto di nuovo qua, così ci vediamo la partita. E ha detto: va bene papà, va bene. Quindi sicuramente domani facciamo un salto lì da te, ok? Ma cuore mio, mi raccomando, andiamo avanti, facciamo tutti questi esami di controllo e ci sentiamo dopo, ok? Tutto disordinato i capelli stamattina, no, non si capisce niente. Beh, ciao cuore mio, dopo. Un bacio di cuore e un abbraccio forte forte. Ci sentiamo, ciao cuore mio. Ciao.